Bentornati sul mio canale, come avrete letto dal titolo, oggi vi parlerò del nuovo aggiornamento che la Rockstar ha rilasciato, l'1.08, e in questo breve video vi parlerò di tutte queste nuove funzionalità introdotte, però vi parlerò appunto di quelle più importanti e vi dirò in pratica i pro e i contro. Allora, per prima cosa, adesso se fate una gara tipo da 5 giri percepite più soldi e più punti esperienza. Se chiamate il meccanico adesso nella lista in pratica dei veicoli vi viene scritto se quella macchina è stata distrutta o se è stata sequestrata. Però il punto fondamentale, diciamo, di questo nuovo aggiornamento è che hanno risolto quel glitch, quel bug, quel trucco che ci permetteva di andare a North Yankton. Quindi la mappa innevata è bloccata, nessuno può più riuscire ad andarci dentro. Quindi chi ha visto il mio video già la scorsa settimana e ha fatto quel trucco che in pratica gli ha permesso di andare in quella mappa innevata è stato fortunatissimo, perché quelli che vogliono provarci ora non ci riusciranno mai, l'hanno bloccato. Non so il perché una mappa così stupenda, perché i programmatori ci hanno impiegato ore e ore per crearla, per poi ribloccarla, io veramente non me ne capacito. Quindi appena ho letto che avevano in pratica bloccato quella mappa mi sono subito precipitato per andare a vedere se quel trucco che ci permetteva di entrare dentro la casa di Lester, nei laboratori di ricerca umana, casa di Franklin e tutto quanto, fossero stati anch'essi bloccati. Però a mia sorpresa questi qui non li hanno bloccati, ci si può ancora entrare dentro, quindi veramente non me ne capacito. Cioè, boh, l'unica cosa sensata che mi viene in mente è che magari in futuro potrebbero mettere un DLC a pagamento dove ci permetta di fare qualche missione in quella mappa innevata, perché veramente non so perché hanno bloccato quella mappa così stupenda veramente, e invece hanno lasciato questi glitch aperti per entrare dentro nelle varie case, che secondo me potevano bloccare questi glitch e potevano invece lasciare aperta quella mappa dove ci si poteva divertire tutti quanti, perché era favolosa. Cioè, con la neve, veramente facevi fatica ad entrare dentro la neve man mano che cresceva, cioè non lo so veramente. Comunque poi dentro a questo aggiornamento 1.08 hanno introdotto anche nuove missioni, quindi è buono, perché a me capitano sempre le stesse missioni, quindi nuove missioni sono sempre ben accette. Hanno introdotto nuove missioni anche per le varie crew, c'è cioè una beta crew head to head, quindi si può combattere con le varie crew, adesso non so bene in che modo, devo ancora andarmelo a vedere bene. Comunque ci tenevo a farvi questo video di aggiornamento. Poi ragazzi, hanno anche sistemato quel bug che permetteva la duplicazione delle macchine, quindi penso che il glitch appunto di vendere la macchina, poi riprenderla per rifare soldi e tutto quanto, quello lì anche sia bloccato, non sia più possibile fare ciò. Poi hanno anche introdotto per i giocatori che hanno il carro armato una protezione in più, perché di solito chi aveva il carro armato tutti prendevano il mezzo personale e si andavano a schiantare, oppure si facevano autodistruggere dal carro armato. Questo cosa comportava? Che il giocatore che era dentro il carro armato, che magari era inconsapevole visto che gli altri gli andavano contro, andava in pratica nella lobby, quella hackerata, dove c'erano tutti gli hacker, per così dire, quelli che giocano sporco. Quindi adesso per chi usa il carro armato c'è una protezione in più che impedisce di farli andare in pratica in quella lobby di dove ci sono tutti i giocatori che giocano sporco. Quindi queste, diciamo, sono le novità più importanti, più eclatanti che ci sono in questo nuovo aggiornamento. E niente, se volete vedere poi tutte le altre vi lascerò il link in descrizione, così ve le potrete leggere tutte in pratica. Quindi se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace, commentare, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace anche alla pagina Facebook. Qui ragazzi da Beastard è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Fermi tutti ragazzi, perché il video non è ancora concluso, vi voglio far vedere il mio nuovo veicolo che mi sono comprato. Intanto vi dico che sono esattamente qui davanti alla casa di Lester, Lester è qui e io sono qui. E ho scoperto questo garage, in pratica voi mettete qua il veicolo, anche se morite il veicolo vi rimarrà sempre qua dentro, non so come mai, comunque è ottimo, almeno quando piove non si bagnerà. No dai, a parte le stronzate, mi sono comprato questa bella moto nera, arancione e bianca, e in pratica questo qui è un KTM, mi sono fatto anche il casco in tinta, se guardate,
Perché per chi non lo sapesse, in pratica mi sono fatto questa moto perché ho un KTM, appunto. Se siete curiosi, andatevi a vedere il mio vlog, che appunto faccio vedere anche la mia moto. E niente, vi volevo solo dire questo qui. Quindi, ragazzi, adesso il video è veramente concluso e noi, ragazzi, ci vediamo alla prossima.